Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi non posso essere lì con voi e mi dispiace, ma volevo attraverso questo breve video testimoniare la mia vicinanza in una giornata così importante di lotta alla violenza contro le donne. Il nostro impegno però deve essere quello di tutti i giorni, nel quotidiano, a combattere un fenomeno che è sempre più grave nella nostra società. Tutti i giorni, aprendo le pagine dei giornali o guardando diciamo i telegiornali, assistiamo a episodi di violenza di diverso tipo contro le donne, che vanno dai ricatti economici alle minacce verbali, a comportamenti vessatori nei confronti delle donne fino al femminicidio. Tutti questi comportamenti degli uomini verso, diciamo, le donne devono essere combattuti, ma quello che mi ha colpito di più è che ogni genere di violenza deve essere combattuta, perché assistere, come abbiamo fatto negli ultimi giorni, a una madre che incita una figlia minorenne alla prostituzione, preferendo quello alla scuola, quindi a un momento di grande crescita per la figlia, è un altro episodio di violenza di una donna contro una donna che deve essere sempre più combattuto. Noi credo che dobbiamo agire con due parole forti, che sono la prevenzione, e siccome ci rivolgiamo anche al mondo della scuola, la prevenzione parte proprio da lì, e il coraggio. Spesso nella nostra vita quotidiana possiamo assistere anche a una frase detta male, a un comportamento che può in qualche modo farci capire che c'è qualcosa che non va nel rapporto, diciamo, verso una donna, verso una ragazza, verso un'amica. Ecco, in questo caso bisogna agire con coraggio e dobbiamo farlo davvero tutti i giorni. Io ci sono.